Per il secondo anno consecutivo la pandemia ha impedito la rappresentazione del presepe vivente di Rimisondoli. Al posto della consueta manifestazione si è svolta la celebrazione della messa nella chiesa del paese con l'esposizione del quadro della Natività, animato dai personaggi scelti l'8 dicembre scorso, e nella capanna illuminata della piana di Piellucente, le statue in legno che hanno comunque onorato la tradizione. Purtroppo anche quest'anno non abbiamo potuto celebrare la manifestazione nel migliore dei modi a causa della pandemia. Per Rimisondoli ormai è una tradizione 71 anni che manifesta la partecipazione della popolazione di Rimisondoli, che ci tiene tantissimo a questo evento, e noi faremo il possibile per migliorarlo. Già dall'anno prossimo ci saranno ulteriori novità e cambiamenti per coinvolgere ancora di più la gente del posto. Come tradizione, l'ultimo nato a Rimisondoli è il bambino Gesù del presepe vivente, gli uomini che accogliamo con gioia e sarà in braccio a Maria e rappresenta la vita e la tenerezza che questa edizione ci dona nel cuore della nostra comunità. Sono 71 anni di tradizione, di storia e di fede. E più che mai in questo momento abbiamo bisogno di accogliere la vita, la speranza che il mistero del Natale ci dona nel cuore di questa pandemia. Quindi questo è il messaggio che la comunità di Rimisondoli vi dona in questa vigilia dell'Epifania, come tradizione ogni 5 di gennaio. È un cammino che continua e ci auguriamo che ci porti nel cuore delle nostre famiglie, nelle famiglie dove si accoglie la vita, la salute, l'amore e soprattutto tanta speranza. La capanna è stata allestita nella piccola piazza del paese. I panni della Madonnina sono stati indossati da Beatrice Ciampaglia, 16 anni di Rimisondoli. Iuri Iarussi è stato il Gesù bambino, ultimo nato in paese. Antonio Iarussi, nonno del bambinello, ha vestito i panni di San Giuseppe. Una manifestazione molto sentita, tradizione decennale in questo paese, ed ovviamente sì, è un piacere per noi comunque dare questo contributo al proseguio di questi eventi, nonostante sia addirittura questo il secondo contributo che diamo, perché anche il primo fratellino fece il bambinello 2 anni fa e adesso ci ritroviamo qua, stesso ruolo.